Il più piccolo di sei figli, tra fratelli, due sorelle, mamma e papà, 2 mesi fa la partenza dal villaggio di Farato, in Gambia, per provare a costruirsi un futuro. Boubacar Darbo, 18 anni compiuto a febbraio, ha attraversato il Mali e il Sahara in Algeria, ha solcato il Mediterraneo, salpando dalla Tunisia. La sua nuova vita è durata solo un giorno e ha annegato nel lago 24 ore dopo l'arrivo alla Casa della Carità, la struttura di accoglienza aperta alla Caritas Ambrosiana nel cuore di Lecco. Boubacar era con 5 connazionali e un altro giovane migrante ivoriano quando ha raggiunto la riva per cercare un po' di refrigerio. Il tuffo nell'acqua, da cui non è più riemerso. Cresce la commozione. Siamo profondamente addolorati, dice Luciano Gualzetti, lecchese, direttore di Caritas Ambrosiana, per la sorte toccata a un ragazzo che, come tanti suoi conterranei, coltivando un sogno di progresso personale e comunitario, ha messo in gioco la sua vita, affrontando stenti e pericoli, dimostrando intraprendenza, forza d'animo e coraggio. Nelle poche ore in cui abbiamo potuto conoscerlo, si è dimostrato vitale, simpatico, curioso. Del suo gruppo è quello che ha fatto più domande, stupendosi per il servizio gratuito dei volontari alla Casa della Carità, organizzando un video per ringraziare per l'aiuto materiale e l'accoglienza ricevuti, pregando martedì sera per oltre un'ora, lui musulmano osservante, per recuperare le preghiere che non aveva potuto fare nei giorni precedenti. Il suo sogno è svanito, con i suoi giorni, quando era un passo dal cominciare a realizzarlo. Con la prefettura ci stiamo occupando dell'assistenza morale e psicologica ai compagni di viaggio di Boubacar, conclude Gualzetti, e abbiamo contattato sin da ieri sera padre, fratello, sorella e zio del giovane. Al loro lutto e alla loro disperazione, Caritas Ambrosiana e Decanato di Lecco intendono rispondere tramite la preghiera di domenica durante la messa delle 10 nella Basilica di San Nicolò e una raccolta fondi solidale per finanziare il rimpatrio della salma e consentire il funerale nel luogo di nascita. E magari, se sarà possibile, realizzare un piccolo segno di solidarietà e speranza che sostenga la famiglia e la comunità d'origine ed esprima la convinzione che il viaggio di Boubacar non è stato vano. La morte del giovane Boubacar Darbo è motivo di desolazione e di sconcerto, il messaggio dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Tutto si è inghiottito il lago e viene la tentazione di pensare che le insidie del male divorino anche la speranza. Noi desideriamo che lo strazio, la desolazione, lo sconcerto diventino preghiera, perché ci sia un abbraccio paterno di Dio ad accogliere, consolare e bubacare, e ci sia il dono del consolatore per coloro che gli hanno voluto bene, e ci sia per noi tutti una commozione intensa e una sapienza lungimirante per credere che il lago può inghiottire tutto, ma non il bene che si fa. L'ostello di Lecco ha aperto le sue porte il 15 giugno, è già passato dunque un mese dall'inizio dell'attività. Come sta andando? Ma allora, devo dire, siamo partiti qualche giorno prima del 15 con la messa online appunto della struttura. Ad oggi registriamo circa 1500 posti letto già venduti. Indicativamente abbiamo un tasso di occupazione medio di quasi 2 notti per ospite e abbiamo ospitato circa l'84% di ospiti stranieri. L'età media del nostro ospite ad oggi è indicativamente intorno ai 30 anni. Immaginiamo di poter gestire sul mercato circa 30.000 posti letto all'anno, che andranno ad aggiungersi ai circa 70.000 attualmente riscontrati sull'intero territorio. Per noi è un progetto, come dire, importante, con grande responsabilità sul territorio, poi anche perché nelle prossime settimane aprirà qui al piano terra la struttura di bar e ristorante con un'hamburgeria e birreria. Questa andrà poi a fare da tandem con il co-working, con 15 postazioni di lavoro e le 2 salette incontri. Oggi non c'è un'inaugurazione in pompa magna, perché sappiamo che la città ha atteso per tanti anni questa struttura, quindi con i piedi per terra, in maniera molto concreta, vogliamo dare conto di un lavoro importante che è stato fatto grazie alla collaborazione tra gli enti, anche alle passate amministrazioni. Però oggi guardiamo avanti partendo da una base molto solida, che è questa struttura, proprio perché il nostro territorio, grazie a questi posti letto, può essere ancora più attrattivo. Credo che questa importante struttura, situata chiaramente nel capoluogo di provincia, sia di richiamo per tutto anche il territorio circostante a livello di turismo, a livello di un turismo giovane, a livello di un turismo dinamico, e quindi, proprio perché dinamico, predisposto anche a girare per tutto il resto della provincia. In questo ostello Regione Lombardia c'è
ha messo risorse e ci ha messo anche la testa, perché la realizzazione è stata possibile grazie al fatto che Aler, che è la nostra società che gestisce l'edilizia pubblica residenziale, si è resa disponibile a fare da general contractor per la realizzazione e la costruzione di questo edificio, e devo dire che i risultati sono davvero ragguardevoli, perché è un ambiente di straordinaria qualità, è un pezzetto della valorizzazione delle nostre grandi potenzialità ed è anche, secondo me, un sensore che ci aiuta a capire proprio dove dobbiamo andare o magari come dobbiamo correggere e migliorare la rotta rispetto al tema del turismo. Nuovi alloggi per studenti a Lecco nel palazzo di via Marco Doggiano. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la giunta Gattinoni lancia una nuova proposta per l'immobile nel quale la precedente amministrazione Brivio aveva deciso di collocare gli uffici del municipio, una scelta che ha creato una spaccatura nel centro-sinistra. Ma ora si guarda avanti. Il Ministero dell'Università, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, ha incaricato Invimit, una società completamente detenuta dal Ministero delle Finanze, di bandire una gara aperta a tutti gli enti pubblici affinché gli enti pubblici possano candidare spazi da adibire appunto a studentato, raggiungendo così, nelle more appunto di una certa tempistica, un numero di posti letto adeguato a ottemperare gli obiettivi di PNRR. Per quanto riguarda il Comune di Lecco, in seguito anche a delle circolari ANCI che sono state veicolate nelle scorse settimane, abbiamo scelto di proporre lo stabile di via Marco Doggiano proprio candidandolo a questo bando di Invimit. Perplessità sulla proposta da parte di Corrado Valsecchi, consigliere di appello per Lecco ed ex assessore ai lavori pubblici della giunta Brivio. La mia amarezza non viene dal fatto che viene alienato, intendiamoci, non c'è nulla di certo a questo mondo, quindi si può fare qualsiasi cosa. Viene dal fatto che non c'è stato rispetto del grande lavoro fatto da decine e decine di persone. Questo sì. Questa è una cosa che mi provoca grande turbamento e grande amarezza. Oggi probabilmente i dipendenti pubblici sarebbero stati già in quell'edificio. Adesso va bene per fare il dormitorio per centinaia di studenti, va bene per fare magari ospitare delle scuole, non va bene per ospitare il municipio, 6.500 metri quadri che con le nuove normative poteva essere esteso addirittura a 8.000 metri quadri. Tiene banco a Mandello il cantiere nell'area ex campeggio, un cantiere per il quale il sindaco ha ordinato la sospensione dei lavori. Riccardo Mariani, della componente di minoranza Mandello Casa Comune, a che punto siamo e cosa chiedete? Siamo a un punto morto in questo momento, nel senso che è vero che sono stati sospesi i lavori, ma diciamo che non abbiamo più saputo niente. Le cose certe sono due, almeno quello per il fatto che quella costruzione lì sia stata fatta senza le valide autorizzazioni paesaggistiche. Questo è certo, che ne dicano il sindaco e i suoi, che devono ancora verificare se la competenza era del comune e della provincia. La provincia ha chiarito la competenza della provincia e quindi lì è stato costruito qualcosa senza valida autorizzazione. La seconda questione importante è capire se quella costruzione lì ha invaso o no il demanio. Noi abbiamo fatto tutta una serie di calcoli sulla base di documentazioni fornite dal comune, a noi risulterebbe di sì, che quindi ci sia anche un'occupazione demaniale, ma chiediamo al comune e a tutti gli enti sovracomunali di fare le loro verifiche, perché la questione diventa, se c'è anche occupazione di demanio, ancora più grave. Ma il punto è, una volta che sono stati sospesi i lavori, è stato accertato che lì quel manufatto è stato costruito senza valida autorizzazione, perché non si sa più niente di quello che sta avvenendo? Perché non ci spiegano fino in fondo a cosa stanno lavorando? Perché non dicono alla comunità, alla cittadinanza, quello che sta succedendo? Io credo che dopo aver per mesi detto che quello era un intervento strepitoso, che tutte le autorizzazioni erano valide e fatte e che tra sindaco, maggioranza e consiglieri vari si spendevano, no, a larga voce a difendere e a promuovere questa costruzione, a un certo punto sono scomparsi tutti dalla scena. Boh, a noi si sospettisce un po' questo fatto. Stanno cercando di tirare fuori il coniglio dal cilindro? Non lo so, non mi pare un grande atteggiamento da parte di una pubblica amministrazione, di un sindaco e di una maggioranza. Chiariscano a noi cittadini cosa stanno facendo.
facendo, tirino fuori le pezze giustificative fino in fondo, perché noi sappiamo come sono andate le cose, lo stiamo dicendo, ma che lo dicano anche loro finalmente. Sono di nazionalità afghana e sono nata in Iran. Per quanto mi ricordi, ho sempre voluto fare arte e ho sempre avuto un album da disegno. Siamo ritornati in Afghanistan quando io avevo 16 anni. Ho studiato pittura all'università e poi ho cominciato a insegnare e ho conseguito il master. Si raccontava così Shamsia Hassani nel 2016, quando insegnava scultura all'Università delle Belle Arti di Kabul. Dal 2021, con il ritorno dei talebani in Afghanistan, Shamsia è costretta a vivere nascosta perché la sua arte, graffiti che ritraggono le donne afghane in una società dominata dagli uomini, non sono graditi dal regime, che puntualmente li cancella. Ma sul suo sito scrive «Art changes people's minds and people change the world». L'arte cambia la mente delle persone e le persone cambiano il mondo, ed è proprio per questo che l'arte di Shamsia non si ferma. La Biblioteca Civica Uberto Pozzoli di Lecco, con il gruppo Emergency di Lecco Emerate, da anni impegnato per portare cure in Afghanistan, ha organizzato la mostra Afghanistan con gli occhi di una donna, Shamsia Hassani, donna e street artist, visitabile al piano terra della biblioteca fino al 22 luglio. Shamsia Hassani ci insegna che le donne hanno in Afghanistan il bisogno di ribellarsi a questa oppressione che subiscono. Come potete notare, dipinge con gli occhi chiusi, senza la bocca, perché proprio a loro è impedito anche di esprimere la propria personalità, per cui con questi messaggi lei vuole esaltare il bisogno di libertà delle donne. Abbiamo voluto dedicare questa mostra al volontario Antonio Chiodo, che recentemente ci ha lasciato. Antonio ha ideato e creato poi questa mostra raccogliendo il materiale. Noi di Emergency sono ormai più di 30 anni che siamo in Afghanistan, a partire dal primo ospedale che è stato fatto a Kabul, poi ad Annaba e a Lashkargah. Ci stiamo rendendo conto che Lecco raccoglie molto il messaggio che Emergency vuole portare avanti.